Ciao a tutti, io sono Steve Energy e benvenuti in un nuovo episodio della guida base di City Skylines. Nella nostra città di base, della nostra guida, nella nostra Spring Valley, oggi andiamo a vedere i landscaping tools. Cosa sono? Sono i quattro pulsanti che ci danno la possibilità di manovrare il terreno. Allora, innanzitutto vengono sbloccati con una milestone. Allora, andiamo a scoprire la milestone. Non è il Little Hamlet, quindi dovete aspettare fino... Allora, il Worthy Village neanche, il Tiny Town, come vedete, landscaping. Quindi non potete modificare il terreno fino a 1500 persone. Va bene? Quindi, allora, questa parte che vedete si va ad aprire quando voi andate a selezionare questo pulsante qua sotto. Si apre il landscaping dall'ultima patch, dall'ultimo aggiornamento 1.15, è stato aggiunto appunto la possibilità di vendere il terreno e comperare il terreno. Quindi ho la possibilità di riempire questa barra, mentre prima potevo solamente andare a mettere il terreno da una parte all'altra. Quindi nella mappa potevo togliere terreno e metterlo, ma lo dovevo poi riportare sempre nella mappa. Questa cosa è stata tolta. Quindi cosa possiamo fare adesso? Allora, innanzitutto con lo shift terrain lo clicchiamo quando appunto è blu. Se noi clicchiamo col sinistro, facciamo e teniamo premute, facciamo una collina. Come vedete, andiamo a fare qualcosa che aumenta. La forza che ci mette ad aggiungere la terra è dipendente da questo puntino qua, che come vedete ad ogni click aumenta. Questa è la forza massima e va ad aggiungere il terreno. E posso costruire colline, posso aumentare tutto secondo il pennello, secondo la dimensione del pennello, che è fissa. In questo caso è il mio puntino arancione. Se io invece faccio clic con il tasto destro, vado a togliere terreno. Ok, quindi tasto destro aumento e tasto sinistro invece vado a togliere. Tasto sinistro mi servirà quando dovrò fare per esempio una buca e andare a metterci una strada. Però poi come faccio a fare un'altezza uguale? Non è che posso andare così a caso. Allora utilizzo il level terrain, lo seleziono, in questo caso mi viene il pulsantino con le due frecce, vado a prendere per esempio un'altezza. Allora col tasto destro prendo un'altezza dove ci sono le due freccette. In questo caso ho memorizzato, non si vede niente, ma ho memorizzato l'altezza dove ho cliccato col destro. Adesso clicco col sinistro e come vedete l'altezza mi viene riportata. Ok? Facendo così io potrò andare a mettere una strada, per esempio, e andiamo a metterla qua. Abbiamo una strada interrata. Però come faccio ad andare a smussare questa parte qua, tutti questi angoli? Allora vado a prendere, anche qui la forza ha la stessa funzione, eh? Quindi se io vado a mettere sempre il terreno, come vedete ha tenuto la memorizzazione, se vado a togliere forza lui andrà più lento, come vedete. Se io vado ad aumentare, prendo l'altezza del terreno qua e vado a tappare la buca. La vado a tappare fino a che non vedo più le righe e quindi riesco a chiudere. Questo è il Soften Terrain. Lo seleziono. Cosa mi fa? Anche qui, con la forza massima o con la forza minima, il pennello, come vedete, lo vado a modificare qua, per ognuno, non l'ho detto, ma questo è il pennello piccolo, questo è il pennello medio e questo è il pennello grande.
ci sono solamente queste tre dimensioni tonde. Se io vado a utilizzare il Soften Terrain e col tasto sinistro, vedete che le curve di livello, queste lineette, vanno a distanziarsi un po', e come vedete il terreno diventa più smussato. Se io vado a cliccare con il tasto destro, come dice anche il tooltip qua, vado a usare una forza maggiore. Come vedete ne vado ad accumulare di più. Ok? Un trucco per andare a smussare bene è prendere il level terrain, aumentare il brush, prendere l'altezza minima e dare dei colpi col sinistro. Vedete? È diventato quasi tutto smussato. L'ultimo, il soften terrain, e lo slope, è quello un pochino più interessante anche. Con questo vado a fare una discesa. Quindi cosa faccio? Vado col tasto destro a prendere l'arrivo della mia discesa, tasto destro, poi parto da dove il terreno è alto, tengo premuto il sinistro e come vedete ho una perfetta discesa. Posso andare a prendere questa e vado a fare la salita. Ok? Quindi facendo così è possibile anche fare, per esempio, andando a diminuire l'altezza, andando qui, si può fare un ponte. Interrato, andiamo adesso qui a tirarlo giù, abbiamo fatto velocemente un piccolo ponte, non proprio drittissimo, ma comunque sempre un ponte. Ok? Quindi questi quattro strumenti sono basilari se volete fare degli incroci, se volete interrare una ferrovia. Se questa ferrovia la volete interrare, quando l'avrete sbloccata, adesso i trasporti non sono neanche sbloccati, fate tutta una buca, la mettete dentro e sopra ci fate tanti tanti cavalcavia, così andate a modificare la vostra mappa. Se volete chiudere, prendete il pennello più grande, la forza più grande, tasto destro sull'altezza che volete e si chiude tutto. Come vedete, riportate la mappa come volete voi. Questi sono i quattro strumenti per modificare il terreno, molto potenti, molto interessanti, che andrete sicuramente ad usare nel corso delle vostre partite per andare a creare degli incroci interessanti, per andare a smussare il terreno. Come vedete, lo andate a modificare. E sono gli stessi strumenti che poi potete usare per generare una mappa esattamente come questa qui. Gli strumenti del terreno non sono facili all'inizio, però ricordatevi che avete anche la possibilità di andare a vendere e ad acquistare terreno, così da non avere i problemi che si avevano prima a dover trovare dove mettere il terreno. Se avete dei dubbi scrivete comunque nei commenti. Spero che questa guida vi sia stata utile, che vi sia piaciuta. Lasciate in caso un pollice in su, iscrivetevi al canale. Se volete supportare il canale con queste guide e anche altre serie, andate ad abbonarvi. Salvatevi questa playlist, attivate la campanellina per sapere quando altri episodi verranno pubblicati. Vi ricordo che queste guide sono pubblicate in collaborazione con Project Paradox Italia, i cui link li trovate nei commenti qui sotto, così come tutti i miei social, Instagram, Facebook, Discord, Twitter e tutti quelli che mancano li facciamo. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima!